Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Cari amici di Radio Talpa, questa puntata è dedicata ad un incredibile artista che la BBC descrisse come responsabile di alcuni dei suoni più memorabili tra la fine degli anni 60 e inizio 70, incarnando un determinante ruolo nella nascita dei movimenti musicali inglesi relativi al glam rock, alla psichedelia e al progressive rock dei primi anni 70. Questa sera parliamo dei gruppi The Move, Electric Light Orchestra e Wizard, creazioni del cantante, polistrumentista e compositore Roy Wood, che incrociò il suo destino col chitarrista Jeff Lynne e col batterista Bev Bevan. Nato nel 1946 nella città inglese di Birmingham, Roy Wood a soli 19 anni formò il gruppo The Move assieme ad altri quattro amici concittadini, con l'intenzione di seguire le tracce artistiche degli Who, dei Beatles e dei Kinks. Inizialmente la formazione eseguiva dal vivo note canzoni di gruppi californiani come i Byrds e brani R&B della Motown. Poi il talento compositivo di Wood iniziò ad emergere, così nel 1968 arrivò il loro primo album omonimo, composto quasi per intero da canzoni da lui scritte, sia testo che musica. Ascoltiamo il brano Blackberry Way, uno tra i primi esempi di psichedelia inglese e maggior successo dei Move, notissimo anche in Italia per la cover che ne fece l'Equipe 84 intitolata Tutta mia la città. While am I supposed to do now?
È davvero incredibile il numero di strumenti che Roy Wood riusciva a suonare con notevole perizia. Oltre ad essere un ottimo cantante, bassista e chitarrista, nella sua carriera ha inciso dischi e utilizzato dal vivo anche il violoncello, il sassofono, l'oboe, il fagotto, il corno inglese, il clarinetto, tastiere di vario tipo e la batteria. L'esperienza con i Move fruttò 4 album in cui Wood sperimentò la sua idea di contaminazione musicale in cui pop e rock and roll si vestissero di sonorità provenienti dalla musica classica e dalle big band, introducendo sezioni di archi e di ottoni nei loro dischi. Un valido esempio è questa Beautiful Daughter, tratta da Shazam, secondo album dei Move. There we go, running before we can walk again. Can you imagine the hours I keep learning to sleep again? See your face again, lost the world. Fruits of the morning all you can break. Carried away to the heart in a storm. Suffered the dawn today. Today, your beautiful daughter made me younger yesterday. Beautiful daughter, now the darkness hides the tears that soak the pillow where she lay. Wide awake, lying in wait for the moon to break. Drinking the lake of the dreams that we share, wanting you there today. Today, your beautiful daughter made me younger yesterday. Beautiful daughter, now the darkness hides the tears that soak the pillow where she lay. Can you believe she just dropped in to say goodbye? Say goodbye. I'm crying, beautiful daughter, give me more than the dawn. Moons in her eyes that are bright and deep. Hours I keep learning to sleep again, again. Your beautiful daughter made me younger yesterday. Beautiful daughter, now the darkness hides the tears that soak the pillow where she lay. Your beautiful daughter made me younger yesterday. Tra i membri dei Move, Roy Wood si trovò molto bene artisticamente col batterista Bev Bevan e col chitarrista Jeff Lynne. Così fu inevitabile che alla prima comparsa di incomprensioni stilistiche con gli altri componenti, i tre lasciarono il gruppo per concepire un nuovo progetto musicale che battezzarono Electric Light Orchestra. Il loro primo disco omonimo del 1972 è davvero unico per l'epoca. In pratica, i suoni orchestrali che emergono dalle tracce del disco sono le tante sovrincisioni che Roy Wood eseguì con una decina dei diversi strumenti che sapeva suonare, più la chitarra e le tastiere di Lynne e la batteria di Bevan. Sentiamo un frammento della stupenda Overture scritta da Jeff Lynne che apre il disco, in cui si sente forte l'influenza dei Beatles. Infatti i tre musicisti dichiararono esplicitamente che la Electric Light Orchestra era stata formata per riprendere da dove i Beatles avevano lasciato. Did you see your friend crying from his eyes today?
Un'altra particolarità innovativa di questo disco è che molti riff di presunta chitarra distorta risultano sostituiti da pesanti parti eseguite dal violoncello di Wood con la tecnica definita segata, che conferisce ai brani un innovativo tocco sperimentale a metà tra il barocco e il rock and roll. Sentite questa Queen of the House, in cui il violoncello risulta very heavy metal. Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista. Nonostante che la simbiosi compositiva di Wood e Lynn fosse notevole, iniziarono a comparire diverse vedute. Jeff Lynne era portato più verso influenze smaccatamente pop, mentre Roy Wood aveva la sperimentazione e la contaminazione come esigenza artistica primaria. Così già nelle sedute di registrazione del secondo album, avvenute tra maggio e ottobre del 1972, Roy Wood lasciò l'Electric Light Orchestra per continuare la sua personale crescita artistica. In questo album Wood compare al basso e al violoncello solo in due brani. Per sostituirlo, Jeff Lynne e Bev Bevan chiamarono ben quattro altri musicisti. La sua influenza in questo disco fruttò comunque il successo incredibile che ebbe Roll Over Beethoven, rifacimento del rock and roll che Chuck Berry scrisse nel 1956, allungato dalla Electric Light Orchestra in un arrangiamento davvero stupendo di oltre 8 minuti. Ne ascoltiamo un assaggio. Rockin' and roll over and move on up now. You'll be coming around and reelin', rockin'.
Lasciata la Electric Light Orchestra, Roy Wood impiegò alcuni mesi per mettere a punto il suo progetto più ambizioso, una band fatta a sua misura con in grande evidenza gli strumenti a fiato. Nel 1973 nacquero così i Wizard, in cui Wood era affiancato da altri 7 musicisti, di cui 3 che suonavano ogni tipo di legni e ottoni, più 2 batteristi e 2 tastieristi. C'era anche una misteriosa ensemble vocale chiamata The Cowbag Choir. Il loro strepitoso disco di debutto, uscito a marzo del 1973, si intitola Wizard Brew, contenente perle musicali come quella che conclude questa puntata. Where a Fast Gun è per me uno dei brani inglesi più belli di quegli anni, scrittura e arrangiamento orchestrale meravigliosi, l'evocativa voce di Roy Wood attorniata da una miriade di fiati che contrappuntano, poi un emozionante e romantico inserto di violoncelli che scivola verso il pieno orchestrale finale, dove si unisce anche il coro. Questo brano dall'andamento pastorale ha la durata di 9 minuti e 11 secondi. Godetevelo fino all'ultima nota a luci rigorosamente basse e fatelo conoscere agli amici che la bella musica fa sempre bene alla salute. Un caro abbraccio da Paolo Casisa. Oh,
Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.